due ragazze e ragazzi, il vostro caro Mastro King, e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete, siamo qui sulla Stone Block. Non capisco perché mi si è abbassato così tanto gli FPS. Particolarmente quando cammino. Ok, però ora è abbastanza normale perché mi sta rigenerando il mondo, però rimangono sempre bassi e non capisco il perché. Allora, prima di tutto devo fare varie cose, costruzioni, varie cose. Questo non so se ce l'ho. Sinceramente, origami printed. No, quel silicone. Redstone ce l'ho. Questo come si fa? Scriber, engineer, press, col diamante. Ok, no, non è questa cesta che volevo. Ah, eccolo qui. Qui intanto un po' upgradato i sistemate un po' i polli, così almeno per un po' dovrei riuscire a stare a posto, come al solito me lo fa uno alla volta, quindi non è che posso aspettare chissà quanto, però ci vorrà parecchio perché ho tempo. Ok, qui sono rimasti intanto 5 blocchi. Ora intanto vedo qui cosa ci è rimasto qui dentro, veramente parecchia roba. Ok, qualcosa intanto sto riuscendo a ottenere in grandi quantità. Ok, intanto sto facendo anche l'osmium subito prima del copper. In un certo senso meglio perché l'osmium è più difficile da ottenere e in qualche modo riesco a recuperare, almeno rispetto al copper. Poi questa farm di qua veramente tiene veramente veramente fatta bene, perché intanto qui ho tutta questa roba che viene trasportata di qua, quindi meglio così. Ok, intanto mentre aspettiamo che tutto la barra di là si sistemi, direi tranquillamente di prendere tutte le loot bag che riesco. Ok, intanto ne ho prese abbastanza. In questo modo riesco a riciclarle. Ottenendo quelle appunto di livello massimo, sono quelle leggendarie che subitissimamente andrò a spacchettare. Anche addirittura altre due di quelle leggendarie. Il che mi fa veramente veramente comodo. Ora sicuramente una e due le metto qui ad aprire e piazzerò ovviamente quest'altra di qua. Ok, alla fine niente di che. Poi allo stesso tempo sto farmando terra per continuare di qua il pavimento.
Ok, tu a che punto stai? Ok, siamo 22. Lo so, sicuramente me ne bastava una sola, però preferisco farne quante più possibili per stare veramente, veramente tranquilli. Ok, tre blocchi, quindi questo sarà il penultimo. Sicuramente qui avrà finito tutto, esatto. E quindi posso approfittare per continuare. Tu sei sempre team, sì. Ok, appena finisce questo posso intanto andare a mettere l'ultimo. Ah, ok, questi sono praticamente pieni, quindi... Direi di approfittare per recuperarne quante più possibili compresse del gravel, perché giustamente più ne riesco a inserire, cioè a craftare, meglio è. Ok. Quindi altri tre ne ho fatte, tanto vado a vedere anche da quest'altra parte. Comunque sicuramente erano interamente pieni. No, non volevo aprire lì. Ok, questa botta ne ho fatte 4. Ok, vediamo ora se riesco a recuperarli tutti. No, tranne 3. Ok, poco male anche perché non penso che... Ok, servono giusto 3. Giusto giusto i blocchi che mi servivano. Ok, quindi questi quattro posso finalmente piazzare qui sopra. Diciamo, cerco sempre di tenere questa cesta piena, perché così almeno continuo a farmare in modo costante e a ottenere quanti più blocchi possibile. Ora non so a che punto stai, 43, sono rimasti giusto giusto gli ultimi 20. Vediamo tu a che punto stai. Ok, ah, e voi due? Non ci si finì là. Quindi direi... Ok, pure tu sei praticamente quasi pieno, quindi ti risvuoto. Ok. Vediamo, ok, uno stack è 8, ovvero non è chissà quanto, però sempre meglio di niente, riesco a organizzare meglio i vari blocchi. Quindi vediamo quanti blocchi utilizzo per arrivare fino agli stone bricks. Ok, mezzo stacco praticamente. E quindi avendo uno stack intero,
bastano per fare giusto giusto due file. Forse due file no, perché però ci siamo praticamente qua, praticamente fatto due file. Ok, servono giusto gli ultimi tre blocchi, però ripeto, non è difficilissimo farmarli. Voglio capire dove rimettere queste tre torce. Una, due e la terza di qua. Ok, ho praticamente fatto gli ultimi sistemati sono veramente gli ultimi. Allora, te li avevo fatto e tu servi. Ok, printed si dicono che ho i miei 64. Ok, 2 e 3. Tanto ne faccio uno. Poi serve il processor, stessa cosa però con quest'altro qui, al posto di quello di diamante. E il terzo si fa con quello d'oro. Ok. Quindi vado a prendere giusto, giusto qualche pezzo d'oro. Ok, penso che con 5 per il momento mi possano bastare. No, come ti fai tu? Ah, quello logica, ok. Ok, quindi per il momento me ne faccio giusto, giusto uno per fare la e completare la missione. Ok, dovrei aver completato la missione, perfetto. Vediamo cosa ci trovano. Scienzi Cube, anzi 7 Scienzi Cube. Ok. Qui non c'è nulla, mi interessa. Ok, ora quindi posso fare. Ah, ok, mi servono due di quelli di diamante. Ok. Che stanno, che stanno. Eccole. Quindi 1, 2 e 3. Infatti, come vedete, ci sta veramente veramente mettendo poco. E quindi posso mettere l'ultimo e fare l'M-Drive. Missione completata. Quindi andiamo a prendere il nostro baule. Poi andiamo a prendere lo server e me controller. Allora, intanto sicuramente me ne servirà un altro e non ho niente. Ok. Allora, prendo più o meno la metà.
Li mette tutti? No? Due qui? No, ok. Quindi li dovrò mettere io manualmente. Ora, per fare questi qui, allora, innanzitutto devo scendere. Vediamo cosa posso trovare. Assolutamente nulla di utile. Ok. E quindi basta semplicemente cuocere qui la skystone. Che per fortuna avevo preso. No, tu no. Ok, quindi la parte da skystone stiamo a posto. Quindi devo prendere qui flax dust. Tu come ti fai? Flax dust che non posso ottenere. Allora, devo controllare se ho qualche tipo di flax dust o qualunque essa sia. Ah, ce l'ho, flex cristalla. Ah, ma serve la verticale. E quindi. Allora, ne ho fatti due, per il semplice motivo di sistemare, fare le cose più velocemente possibile. Ok, tu praticamente me ne hai riempito. Comunque me ne bastano quattro pezzi, visto che ne devo fare uno solo. E quindi posso craftarlo. Missione completata. Ah, pure l'autocrafting mi fa fare. Quindi intanto vediamo un po' se c'ho qualcosa della ME. Zero proprio. Quindi vediamo le ME terminal. Eccolo qui. Ok, questo è quello d'oro. Ok, che ho solo quello. Ok, la dust come si fa? Ok, semplicemente mettendolo dentro al crusher. Ok, qui c'è il pulverizer. Qui un po' di crusher. Non so se ho qui un crusher a portata di mano. Sì, comunque sì. Ok, non posso metterlo? Forse il pulverizer lo preferisce? Sì, lo preferisce il pulverizer. Ok. Qui ho altri pezzi d'oro che al momento non ho intenzione di utilizzare. Ora, vediamo veramente cosa c'è. Ok, uno storage component, anzi 4. Quindi direi tranquillamente di farmi pure quelli d'oro, che sicuramente me ne serviranno un po'. Ok. Ora vediamo tu che punto sta. Ok, me ne ha fatti 10, quindi potrei
problema risolto. Ora, quindi torniamo al terminal. Ok, me ne servivano due. Ora, no, mi manca questo qui. Eccoli qui, i vari panel. Ah, mi manca il vetro. Quindi per ottenere il vetro riesco a cliccare. Ok. Ora qui ci lascio il burro, la sabbia. Ok, così mentre la sabbia si cuoce posso andare avanti. No, che tipo di sabbia vuoi? Ah, il quartzo glassa. Che non ho. Ok, vediamo se questo almeno lo prendi. Neanche. Ok, quindi per il momento questo li poso dentro. Sinceramente non so quanti me ne possano servire. E intanto comincio a comprimere quanto più mi riesce la redstone. Poi con calma off camera me la comprimo tutta, così sto pure abbastanza tranquillo. Ok, te li posso prendere. Ok. Ora. No, ho sbagliato, perché dovevo prima fare questo glowstone quartz. Ok. Ed infine ora riesco a fare illuminare il quartzo e quindi a fare. Ah, quello sotto è diverso. Ok, quindi direi di farlo subito. Ok, il primo passo dei tre l'ho fatto. No, Pattern Terminal. Ah, ok. Quindi ho fatto bene a fare. No, devo fare il Crafting Terminal. Ok, quindi ho fatto bene a fare il terminal. Ok, quindi ora posso fare finalmente il Pattern Terminal. Ok, e quindi uno l'ho fatto. Ora devo fare ME Interface. Qualcosa dovrei avere? No. Quindi ME Interface. Ok, stranamente ho tutto. Un altro l'ho fatto. Ora serve il Molecular Assembler, che è questo qui. E non mi manca il quartzo glassa, che vado a fare praticamente subito. Ok. Tranquillamente altri 8 sono riuscito a farne. Anzi,
Non voglio rischiare di perderli, di mettere quelli inutili. Ok, manca il quarzo, che però non è un problema, anche perché ne ho a quantità industriale. Ok, e infine direi di riuscire a fare pure il molecular. Manca il crafting storage, quello da un K. Ok, crafting unit. Ok, mi manca quello interno, praticamente tutto. Ok. Ok, mancano tutti i tipi di processor, che sono quello uno d'oro e uno di quarzo. Ok, meglio per me che riesco a mettermi sempre, diciamo, che mi metto le cose bene o male da parte. Mi serve la redstone, che comunque quella che serve è sempre veramente veramente tanta. Ah, vero, devo fare prima tanti di questi. Infine, fare l'altro, devo prendere l'altro tipo di processor, che non è quello di diamante, ma no, non è quello, cioè quello di printed calculation, bensì che è quello di quarzo. Ok. Ok, gli altri me li sistemo dopo. E intanto con questo stiamo a posto. Me ne devo fare due di questi qui, quindi uno lo metto al centro e questo qua d'oro. 1, 2, 3. Ok, intanto continuo a sistemare questi qui d'oro. Ok, crafting unit fatta. Ah, quindi devo fare crafting storage, che non so se ce l'ho. Infatti no. Ok, logic processor d'oro. Ok. Che intanto lo sistemo tranquillamente e ne metto subito istantaneamente a fare un altro. E quindi con questo, insieme a quest'altro, ok, ho completato finalmente la missione. Allora, un diamond furnace, che praticamente non mi serve a nulla. Ora, ok, ci sono le varie cose di sicurezza, di grandezza, quindi direi per il momento queste le posso, intanto poi in futuro me le vado a studiare. Ah, ok, quindi ci sono ancora quelli lì da sistemare. Ok, quindi tranquillamente poi me ne vado a controllare. Ora, giusto per curiosità, per vedere, sistemare un po' le cose in generale. Ok, tu stai continuando a fare.
oppure qui si sta abbastanza a posto. Ok, posso prendere questi in ferro e piazzarli tranquillamente in giro. Ok, vediamo come starai messo. Ok, allora direi che per questo video è tutto. Intanto metto a... ah ok, voi avete fatto tutto. Metto a ricaricare il jetpack. Allora direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.